Boom! Ciao ragazzi, sono sempre io, 97. Oggi siamo qua in questo nuovissimo video ancora di GTA 5. Scusate, mi sono saltato un giorno, però cioè, c'è la scuola, bla 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 bla. Sono anch'io occupato ogni tanto e non ce l'ho fatta a fare il solito video un giorno su un giorno no, un giorno su un giorno. E quindi oggi siamo qua per rimediare. Perché sì. Comunque, ora sto facendo un giro su questa bellissima macchinina che purtroppo non si può modificare. E in questo video, piuttosto che fare missioni, preferisco mostrarvi un po' la modifica delle macchine, anche se abbiamo fatto pochissime missioni e infatti non è sbloccato tutto. Infatti ditemi voi cosa preferite, se che facciamo molte più missioni e meno cazzeggio, come dire così. Oppure se preferite che faccio un po' io di missioni, come dire un po', cioè alcune missioni così ve le salto, le faccio io in offline, oppure preferite che faccio tutto, cioè proprio così. Perché appunto se io faccio un po' di missioni offline, allora adesso vi spiego. Se scegliete che io faccio un po' di opzioni offline così non ve le mostro, appunto ci perdete questa cosa qua, però vi mostro ovviamente cose più interessanti, che ne so, andiamo in giro, possiamo fare anche quelle gare, tennis, quelle cavolate lì. Se invece preferite che vi faccio tutte le missioni, no. Sì, ok, se invece preferite che vi faccio tutte le missioni, appunto non vi posso far vedere altre cose più interessanti, come che ne so, andare a prendere un jet dalla marina o quelle cavolate qua, potenziare le gare nautiche, quelle cavolate qui. E quindi appunto è questa l'unica differenza. Io sinceramente preferisco farvi un po' di missioni offline e mostrarvi altre cose più divertenti, piuttosto che le campagne che dicono pure che sia noiosa, un po' di persone, cioè alcuni mi hanno detto che è un po' noiosetta. E quindi lascio a voi la scelta nei commenti. Ditemelo subito nei commenti, perché almeno per il prossimo episodio mi sistemo, appunto. Poi ringrazio ovviamente tutti i miei iscritti, anche la serie, perché vedo che vi sta davvero. Ma che cazzo fan qua? Perché la serie ho visto che vi stava davvero piacendo. Cioè la serie vi sta davvero piacendo. Ho visto tanti commenti positivi, due. E ringrazio tutte quelle persone, ovviamente, e anche a tutti i miei nuovi iscritti, perché ho visto che siamo cresciuti davvero di un bel po' in questi ultimi tempi. E ora ci mancano, se non sbaglio, 2 iscritti per arrivare a 700. Continuiamo così, ragazzi, che almeno magari ci arriviamo a un numerone e poi diventiamo famosi, conquistiamo il mondo e basta. Poi voglio dirvi un'altra novità, che ho, come si dice, mi è scaduto oggi il live. Cioè non è una novità, è una cosa per informarvi, perché sinceramente non me ne frega nulla. Mi è scaduto oggi il live e quindi cosa ho fatto? Mi è arrivato il primo pagamento da come si dice, dalla mia partner, cioè RPM Network. Mi è arrivato il primo pagamento e con come si dice, no, ma non ho mai pagato. Io sapete da quanto tempo la partnership, da quasi forse un anno, da un casino, da quando avevo tipo 500 iscritti, e non mi hanno mai pagato. E dal nulla mi è arrivato 2 giorni dopo il mio compleanno, cioè il 12 settembre, mi è arrivato il primo pagamento. Erano 58 dollari, sinceramente non me ne frega nulla, ve lo dico, che sono quasi 40 euro. E quindi anche per questo sono stato molto felice di questa cosa. E nulla, tutto qua. Ora siamo arrivati qua in centro. Cosa vuole quello? Ora siamo arrivati qua perché sono in giro a cercare una macchina buona da modificare. E appunto con i soldi della partnership mi sono comprato l'abbonamento. Quindi davvero, alla fine un grazie a tutti voi. E basta. Alla fine tanto voi non ci avete perso nulla, quindi aia. Ma siete bravi perché mi seguite, ovviamente. Ora, andiamo un po' in queste zone un po' più raffinate, qua in mezzo ai palazzi, per cercare una casa di macchina un po' più decente. Perché questa qua volevo modificarla. Ho detto, dai, cazzo, faccio un video, modifico questa macchina. Mi trovo davanti al posto per modificare. Mi dice, eh no, tu stronzo, non la modifichi questa macchina. Punto. E quindi ho detto, vaffanculo. Ma che cazzo di macchine ci sono in giro oggi? Camioncini, camioncini, taxi, schifo. Qualcosa di un po' più decente? Sì, ho girato un botto la mappa più o meno. Ora vi faccio vedere quanto ho girato la mappa. La, così. Qua in mezzo c'è un buco gigante, lì non c'è nulla. Ma tranquilli che lo scopriremo prima o poi. Prima o poi. Prima o poi. Ok, basta. Allora, troverò una cazzo di macchina, altrimenti mi modifico una Fiat Panda e la faccio andare come una Bugatti. Mannaggia. Perché ho 100.000 soldi e passa. Ho fatto un piccolo trucchetto che, se me lo chiederete, lo spiegherò in un video nel prossimo. È appunto un trucchetto con le valigette sott'acqua per prendere soldi, non è nulla di che. Poi un'altra cosa che voglio chiedervi,
Se, perché c'è un problema. Allora, io ho giocato tranquillamente come sempre, no? E in un altro salvataggio, che cioè non ho mai salvato, io dal nulla mi sono messo, ho tolto il salvataggio automatico e ho usato i trucchi. Ho fatto un po' di cazzeggio, bla bla bla, non su questo salvataggio, cioè nel senso, sì, che sto dicendo, su questo salvataggio. Però alla fine comunque non era salvato, sono uscito dal gioco, sono rientrato, mi sono trovato nello stesso punto di prima. E come si dice, volevo chiedervi se comunque gli obiettivi me li dà comunque, perché è come se non li usassi io in questo salvataggio. Perché, boh, cioè, tutte le poche missioni che abbiamo fatto non ci ha dato neanche un obiettivo. Quindi, boh, e ditemelo voi nei commenti, ovviamente. Poi, dici un'altra stronzata, Fabio. No, allora, se troviamo una macchina, magari sono più felice. Proviamo ad andare a vedere lì. Andiamo a vedere qui. Andiamo, vabbè, sì, dai. Una moto. Sbo. Modifichiamo la moto, se si può. No, facciamo così. Allora, adesso noi andiamo a questo. Se noi entro qua non troviamo nulla, modifichiamo la moto. Mi piace? Ok, la moto fa pena pure, ma va benissimo. La faremo andare a manetta. Anche questo. Parlo. Senti, adesso fermi, scendi. Adesso tu ma. Una bella Jaguar, va bene comunque, dai, ci accontentiamo noi, giusto? Esatto. Grazie comunque. E basta, appunto 100.000 crediti, qualcosa del genere. Un po'. E ora siamo arrivati, dai. Ho girato un po', non ho ancora mai guidato il jet, quindi magari lo scopriremo in live, quello, una volta, anche di più. E ok, dai, su, lanciati dentro. No, vai però. Qua è sopra la velocità di un canguro, guarda, uno. Siamo già a 7 minuti. Mamma mia. Dai, allora, facciamo tutto al massimo. 148.000 crediti. Armatura 40%. Non posso fare di più. Freni da strada. Motore. Non posso far tanto. Vedete, appunto. Questo. Fari all'oxeno, ovviamente, perché sono utili. Targhe. Non si può fare personalizzata. Boh, facciamo la nera perché fa un po' più ganzo. Verniciature, colore principale. Io direi di farla metallico. No, che fanno pena. Metallizzati. Ok, no. Bianca, dai, perché. Rosa salmone, va bene. No, no, che infatti rosa salmone si vede un botto. Arancione. No. Bianca, bianca, punto. Bianca, 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 bianca. Dov'è bianco? Bianco, vieni qua. Azzurro. Anche azzurro non è brutto. Ma sì, la facciamo azzurro, noi ci facciamo vedere. Basta. Ok, non posso. Non c'è secondo. Vabbè. Sospensioni, facciamo un po' da queste. Trasmissioni. Da gara, ovviamente, perché noi possiamo. Turbo. Turbo, ovviamente, al massimo accelerazione, dai. Allora, tipi di ruote. Boh, su. Oh Cristo. No, perché lo comprate? Fanno pena. Spegniamo un po'. Sport, magari, vediamo. Qualcosa di bellino? No, fa un po' schifo. No, andiamo a vedere qualcos'altro. Tuner. Queste sono, mi piacciono. Mi piacciono queste. Poi, colore. Nere, nere, ci sta, dai. Il colore azzurro non tanto, ma fa nulla. No! Non è disponibile ora. Fumo nero. Fumo nero. Come personalizzato? Boh, facciamo, compriamo tutto. Finestrini. E non ci sono. Li compriamo comunque. Basta, finito qua. Vabbè, dai, ci accontentiamo, no? Ok. Guarda che cerchioni. Vediamo un po' se va un po' più di prima. Beh, sicuro va più di prima, però. Ma sì, dai, è guardabile ancora. Vediamo un po' quanto siamo. 9 minuti, direi che ce la facciamo a fare un'altra. Una bella missione. Magari una di quelle casuali. Siamo un po' casual. O forse prima vado a metterla la macchina a casa. Oh, mi mette in pausa su due ruote. Ci stava una bella foto su Instagram. Allora, non so se qua. Qua, rifugio. Andiamo nel garage di Grove Street. E guardalo lui proprio.
Va bene, dai. Dice, facciamo finta che l'ho fatto bene. Giusto. Guarda com'è nuova. Mamma mia, dai. A confronto prima è una bestia, cioè. Anche se tipo scommetto che la Bugatti è già così, senza modificarla. Ma fa nulla. Noi andiamo in giro con questa. La motumiera. Quella sì che è epica. Cioè, velocità assurde. Cioè, ci infrangi il muro del suono. Altro che calcio. Tipiu. È troppo fighissima l'abilità di Franklin di fare queste sgommate qua. E di rallentare il gioco così. Cioè, è fighissimo. Guarda, pronti? Allora, curva 300 all'ora. Mi sono paralizzato, andavo a 500 all'ora, più inchiodato. E mettiamo giù questa macchina. Cioè, giusto per salvarlo. Sono un po' rosso. Videocamera, metti a bene il bilanciamento dei bianchi. No, non lo farò. Ok. Qui saranno conservati i vestiti della legge perché gira all'interno. Come faccio a acquistare online? Cosa vuol dire? Qui puoi recuperare anche i veicoli speciali. Ma che mi frega? Ma boh. Cioè. Ma non, cosa non ti dici dell'uscita e non ho accelerato? Mannaggia il gioco. Mi fa un po' di scherzetti. Va bene, ora spero che me l'abbia salvato. Se non me l'ha salvata. Fa nulla, perdiamo la macchina. Allora, andiamo un po'. Zoomiamo un po' noi. Zoomiamo. Casuale, no, ok. Non voglio andare da Tonia. Facciamo questa casuale. Ma sì, dai. Magari dura due ore. 800 metri, dai, ce la possiamo fare, ci arriviamo. No, 600 metri. Avete visto anche voi? Vedete, quelle missioni lì mi piacciono un botto perché tirano un casino di soldi. Dai, sono fuori dalle parti. Questi. Che devi ammazzarlo. Hai preso il portafoglio. Vabbè, non c'è problema. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Prendiamo il portafoglio, però me lo tengo io. Vabbè, 200 euro. Vabbè, dai, glielo porto, magari mi dà qualcosa. Solito ti dà 50 euro. Le tue cose, un portafoglio, tieni, intanto ti ammazzo, me lo riprendo ancora. Pezzo di merda, non mi ha dato niente. Dammi 180 euro adesso. Dammeli. Bravi, dai, 91. Ci abbiamo comunque preso altri soldi. Va bene comunque. Riprendiamo la nostra macchinina azzurro. Azzurro salmone, no? Azzurro celeste. È azzurro comunque, no? No, magari era solo azzurro, ma fa nulla. Ripartiamo subito, va, dai. Hey, what's up, rapaca? Beh. E comunque un modo, ragazzi, per ripararvi la macchina veloce è passare da un giocatore all'altro. E vi sistema la macchina così. Più, da lui. Più, un po' così, più. Spero che stavolta la videocamera non crashi, perché mi sa che dopo 20 minuti si spegne automaticamente, quindi devo rifarla partire io col premendo. Che bella macchina! This one's gotta be shared. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. Dai, che io gli rubo la macchina questa. La mia è più bella con la striscia di sangue lì. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Molto divertente. Procurati una macchina. La mia, tranquillo, che va abbastanza bene. Raggiungi la gara. Ma, cioè, lui sta parlando a 390 metri di distanza, però io lo sento. Lo sento io. È incredibile la cosa. Tanto basta che faccio sta moneta qua, boom, rallenta di tutti, sbam. C'è già vittoria. È arrivato adesso lui. Cosa fa? Dove va? Va in giro, fa parkour quello. Vai, su dai, tanto vi batto tutti. Guarda, eh. Vabbè, ma se mi vieni già mamma mia, che salame. Guarda che bello, eh. Ciao, vabbè, anche se tolgo. Cioè, guardate le spalle, no? Tranquillo, tanto non li vedo più tra poco, quindi. Cioè, non è che mi serve guardare alle spalle, guarda. Cioè, guardate con che agilità. A parte che tra poco lo finisco. Guida 100% e dai. Ah, questo ha fatto male. Ma fa nulla. Abbiamo tipo 500 metri di distanza.
No, ma cos'è? Trovo i pilastri invisibili pure su GTA 5. Non è che li trovo solo nei giochi di macchine, tipo su test drive. No, anche su GTA 5. Dai, siamo a posto. Macchina, ti prego, non smettere di stare. Ok, messo in pausa per controllare perché era un furbacchino di una macchina fotografica. A proposito, non è ancora la reflex, è ancora quella vecchia. Perché tanto alla fine la qualità è sempre quella, 1280x720 e quindi non mi cambia nulla. E comunque non ricarico il 1080p, quindi non cambia ancora nulla. Qua acceleriamo un po', giusto perché possiamo. Qua facciamo la curva a 500 all'ora perché possiamo. Tanto guardate che bella la scritta Atomic. Mamma mia, sentilo come scasa. Sì, infatti poi perdi il conto della macchina, ma premi due volte il tasto, abilità di Frank. E sei a posto, cioè, ritorni come nuovo. Non so perché, ma quando tipo faccio queste curve o sopra andare a sbattere, tipo stringo straforte il joystick. Incredibile, tecnologia. Che sensazioni riesce a darti? Dai fuori dalle palle. Guardate la gente che si mette in mezzo. Proprio non la capisco. Sentite intanto il rumore della macchina, proprio molto soave. Dai. E si è immobilizzato. Guardate i cerchioni come parte. Epico. Anomalo. Dai su. Dai che ormai è finita. Vai Franklin, che ormai dai che hai vinto. Magari ti danno pure i soldi. Perché ne hai pochi adesso. Dai, un po' di abilità di test drive ce l'ho, ma non mica tanto perché sono due cose totalmente differenti. Beh, qua fai i voli sui cestini su test drive. Non penso proprio ci siano cestini volanti. Accelera. Questa curva devo farla per forza così perché c'è. Faccio 300 all'ora, è un po' dura. Mi basta anche soltanto quello tipo paralizzarlo per un secondo. Ops, ho vinto. Ah, 200. Non è che dici aspetta, arriva all'ora, no, vinto, punto. Medaglia d'oro, diritto, gara pulita, 2. Wow. Sono bravo, eh. E dove sono le loro? Cioè, volevo rubargli la macchina io. Non ci sono. Non ci sono. Frankie, forse parliamo. Dalle 8 alle 5. Buono. Vai, mettiamo via sta macchina nel garage, va. Vai, lasciala qui, dai. Chi se ne frega. Eh sì, non ti schianti contro i muri è meglio. La moto, che bello. No, però la macchina entra. Perché magari non la salva. Dai, io vado pure scendere. Mamma mia. Macchina. Abbiamo fatto comunque una bella corsa, dai. Dai, su, vai avanti, devo schiacciarti fino in fondo, toh. Toh, ora ti va bene. Si è accesa la luce, che figata. Ora ti chiudi? Bravo. Ora magari è diventata nuova, andiamo a vedere. È nuova. Mettiamo dentro anche. No, non è vero, sto scherzando. Oh, è sceso senza fare l'animazione, epico. Prendiamo questa macchinina e andiamo a farci un giro. Però prima investiamo Tonia. Anzi, no, dai, facciamo le missioni colleghi, tanto non c'è niente da fare. Vieni qui e lasciati guidare. Non sei tanto simpatica se mi ci così. Ancora. Oh. Ancora registrando. Vai. Dai, saltiamo perché tanto non ce ne frega nulla. Raggiungi il carro attrezzi, ma sempre il carro attrezzi questa qua è fissata. Sì, dai, muoviti. Dai, su. Non puoi dirmi di no, Franklin Clinton. Sì, non posso dire. No, sono diventato un po' fregato. T'ho investito, su. Dai, su. Guarda, lui evita anche i pali della luce. Dai. Parcheggiamo perché. Ok, parcheggiamo perché qua. Sai com'è. Dopo ritorno, sennò vedete che fatica. Ok, ora guardo un attimo la videocamera perché mancano 5 secondi a 20 minuti. Quindi magari smetto di registrare. La foto partito subito. 20 minuti e sta ancora andando. Bravo, fotocamera. Tu sì che mi capisci.
Dai, ora cosa devo fare? 1,77 km con sta catapecchia. No, oh, tanto odio. Per quelle cose. Un SUV senza permesso. Abilità speciale di cento. Mamma mia, grande Franklin, proprio il più matto lì può. Ah. Io vado dritto qua, mica. Taglio strada, io. Dai. Tagliamo strada noi, tagliamo. Che bello, sta strada non la ricordo. Dai. Fare qualcosa, non lo so se... Che bello quella macchina, voglio modificarla. Vabbè. Sono pali indistruttibili, grandissima rossa. Non passiamo il braccio perché... Anche quello, guarda che bello, arancione. Dai, curva, devo pure attivare l'abilità con questa, curva. Fatto così, pop, e l'aggancio. Sarebbe figo, ma non può. Bip bip, aspetta lì te. Però chi è che utilizza l'abilità col carro attrezzi? Io. Non riesco a che pompa intanto. Guarda lo drifta! E passa tra le macchine, nessuno lo vede. Boh! Dai, 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 sì. Dai, 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 dai. Non volevo far così, no. C'è un SUV parcheggiato. Vabbè, mi sa che l'ho visto. Ah, guarda dove ha parcheggiato nel posto degli handicappati, ragazzi. No ragazzi, non può, mi scappa. Ora ci mettiamo per bene. Aia. Euro Truck Simulator mi ha insegnato un po' di cose. Cioè, che non so parcheggiare. Pip 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 pip. Tac. Oh. Wow. Mamma mia, lui sgomma pure coi trattori. Trattori. Va bene, anche coi trattori, dai. Accontentato. Che bella quella macchina, tutta la striscia. Mi hai permesso? Permesso. Permesso, ho detto. Intanto alziamo la macchina. Qui c'è il bulldozer. Mamma mia. Che lavoro mi fa fare il Satonio ogni volta, no? Che gente. Dai, su, su. Oh. 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 Il tasso è epico. Ma mai quanto quello della mia macchina che fa. Sono un imitatore gratis di voce. Ebbene. Dai, 800 metri. Ce la posso fare. Dai, faccio pure una derapata. Pronti. Ah. Bip bip. Ok, la macchina dietro non è andata bene, ma bene. Yeah, come sbanda. Che bello. Andavo troppo veloce forse. Permesso. Grazie. Permesso anche te. Grazie. È troppo bello andare addosso. Ok, la videocamera si è fermata. Io l'ho fatta ripartire subito. Dai, è caduta. Non ci credo. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ma io sto. Un secondo ragazzi. Scusate. Allora iniziamo. Stai ferma. Ok, ho fatto due pick fail. Ma fa nulla, dai. La videocamera c'è ancora. Mancherà qualche millesimo di secondo. Cosa fa questo? Vai, guardare. Mancherà qualche millesimo di secondo, ma se ne frega, no? Giusto, bravo. Ma se prendo una macchina della polizia la modifico. Va bene. Dai, sì, ciao. Sì, in giro. Sì, posso ammazzarti adesso. Ho proprio detto sinceramente. Missione completata, mi dai qualche soldo. Giusto, mi dai qualche soldo, no? Mi dai qualche soldo. Mi dai qualche soldo. Dai, dammi qualche soldo. Dai. Dammi qualcosa. Oddio. Ah, ma devo premere io. Vediamo un po'. Non mi dà niente. Okay. Andiamo un po' a vedere in giro. Andiamo qua. Avete già capito cosa voglio fare? Sì, voglio modificarmi anche questa macchina. E dopo andiamo a fare un giro all'armeria. Sì, avete capito bene. Il treno. Potrei prendere il treno. Nah. Ok.
però ci sta a prendere il treno, prendiamo il treno e andiamo in giro a Spa. È stata strana fortunata, Spa. Si sente interessato. Bello, abbiamo sbloccato le gare. E che ore sono nel gioco? Dopo il telefono, 2:38, eh. Ah, però sì, iniziando a lavorare 2, ci hanno detto. Ah. Quindi magari ci facciamo un pensierino, andiamo un po', come dire, a modificare la macchina. Modificare la macchina. Andiamo a fare le gare. Andiamo all'armeria. Ma prima andiamo all'armeria, che non si sa mai, nelle gare scoppia una rissa. Servo, oh, ovviamente, le maniere forti. Dai, su, su, su. Lanciati dentro. Ma è un po' triste sta meccanica. E intanto siamo ancora a 25 minuti. Quindi, ancora, ripara veicolo. Armatura, massimo. Che cosa triste, compare, questa qua. Massimo. Freni, paraurti. Oh. Non posso prendere praticamente nulla. Prendiamo questo. Motori. Eh beh, posso solo questo. Marmitta. A doppia uscita. Che cambio? Da gara, ovviamente. 4.000 euro di marmitta. Noi ci abbiamo. Wow, meglio così. Cofano. Oh, che figo questo. Vabbè, prendiamo. Accontentiamoci di questo. Clacson. Lo voglio ancora. Fare l'oxeno, ovviamente. Ci servono un casino. Nera, tanto per verniciatura, colore principale. Ah, c'è anche colore secondario, perfetto. Facciamo un po' ancora metallizzati. Bianco ghiaccio, panna. Viola mezzanotte. Che tristezza. Marrone, marrone, legno di faggio. Ma che cazzo. Sella, faggio. Bisonte. Marrone, cioè, blu racing. Vai, blu racing. Ci piace, ci piace. Non è vero. Opachi, non vedo che quelli ci sono. 1000 euro addirittura. Classici, nulla, fanno pena. Cromato. Cromato ci sta, dai. Costerà un po' da minna, vabbè. Cromato anche il secondo, è tutto cromato, tutto cromato. Ok, gabbia di sicurezza. Ah beh, ci sta, ci sta, ci sta questo. Tettuccio. In carbonio. Strisce di parasole. Il parasole è davvero utilissimo. Beh, dai, mettiamo questo. Spoiler ci sta, ovviamente, anche lui. Piccolino, ma ci sta. Sospensioni, ovviamente, basse. Trasmissioni, ovviamente, da gara. Siamo un po' professionisti. Turbo, ovviamente, al massimo. Ruote, oh, tipi di ruote. Tuner ancora, perché mi piacciono un cifro. Mettiamogli queste, dai, chi se ne frega, giusto per lusso. Queste sono epiche. Due tipi di ruote, cioè. Va bene, due tipi di ruote, va benissimo. Nero. Accessori. Gomme personalizzate, ovviamente. Fumo nero, ci sta anche lui. Finestrini. Vabbè, leggermente oscurati, ci accontentiamo, basta, fine. 2 milioni di euro di macchina, ma noi ce l'abbiamo qua. Ah, che bellina. Bellissima. Con la musica di Nick Anderson. Vabbè, andiamo subito a fare una gara, dai. Su. Qua, giusto? Corsa su strada. Andiamo. Dov'è che si passa? Boh, non lo sa neanche il GPS dove si passa. Siamo di qua, va? Penso sì. Sentite il rumore, te? Ma che cazzo di rumore che fa sta macchina? So che non era una... ma il cofano allora è cambiato qualcosa. Ok, meno 2000 euro. Ok, devo rifarmi ancora un po' di soldi. Cos'è sto schifo di macchina? Andiamo a modificarla. Dai, sì, dai, il video massimo uscirà un po' più lungo del solito. Non ci fa nulla, giusto? Ah, anche ditemi se preferite video più lunghi o più corti.
potrei farne anche, che ne so, provare a farne, che ne so, tipo uno al giorno, però più corti, tipo di 10-15 minuti. Oppure se preferite così, un giorno sì, un giorno no, però, come dire, durano un po', tipo 30 minuti appunto. Ok. Siamo pure ricercati adesso. Diciamo che c'è tempo, c'è tempo. Anche se il video esce più lungo, farò di tutto per caricarlo. Al massimo lo lascio acceso il PC un po' di più del tempo. Anche la mattina, tanto. Andiamo a modificare questo catoggio. Ma la macchina di prima era epica, cazzo. Boh, se ne trovo un'altra modifica, dai. Tutto a caso, 50.000 euro di modifica io la posso fare. Se ne trovo una anche tanto bella che da vedere, cioè esteticamente, giusto per fare qualcosa, perché non ci voglio di fare missioni in questo preciso istante. Quindi noi troveremo una camion. Peccato che non si possa modificare i camion. Siete cascati, eh? Ok, non dovevo girare di qua. Ops, scusa, bello. Vai. Dai, sgomma. Sgomma, ma è un parco. Mamma mia, arriva la polizia. Bastardo. Bastardo, non bastardo. Non pensate che dico parolacce. Modificherei un bel SUV io, però. Ci sta un cifro. Questo mi piace. Un Land Rover, dai. E ancora qua che mi ricerca la polizia. Sono davanti a te. Guarda, la polizia sta cedendo. Oppure ho derubato una macchina, ok. Va bene, va bene. Ok. Sparami quanto vuoi, ma io me ne vado comunque. Bravo. Sperando che arrivo là e l'ho seminata la polizia, ma non credo proprio. Dai, dai, su, accelera, accelera. Me l'ho già seminata? No, ok. Adesso da nulla mi segue. Da nulla adesso lo seguo. Seminata. Adesso mi segue, ovviamente, sa dove sono le. Vediamo un po'. Da nulla l'ho seminata. Ma io adesso farò una cosa tattica e mi lancio giù dal ponte, no? Posso, giusto? No, non posso. E dove mi fa finire sto tornante illimitato e illimitatamente? Vabbè, dai, modifichiamo sta macchina, niente gara, e andiamo a modificarci le armi, va. Oddio, è qua sotto però. Dimmi che va di là, dimmi che va di là, dimmi che va di là. Ok, perfetto, è andato di là. Mamma mia. Ora devo scappare prima che mi arriva da dietro. No, ma visto, ma visto, ma visto. Dai, 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 che ce la faccio, dai, che ce la faccio, facciamo così. No, 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 no. Ma visto, ma visto. E poi dietro di me è un banana che mi ha visto. Ma se tipo l'ammazza? Non è una bella cosa. Ma... ok, sono ancora più nella merda. Ma io scappo di qua. Sempre io. Ma è già bloccata la strada. Vai, vai, via di qua, via, via. Niente, tutto chiuso. Dai che non mi vedono, dai che non mi vedete. Dai, 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 stronzi, dai, stronzi, dai, dai, dai. Non mi vedete, ne? L'elicottero, l'elicottero! Ah, ma visto l'elicottero! Mi nascondo qua. Dai, c'è pure il ponte, qui vuoi che mi vedi. Anche se mi vede l'elicottero, non mi frega nulla. Te, boh. Boh, sono scappato praticamente, dai. Dai, 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 tre stelle di merda, poi dalle palle. Dai, macchine, tanto non passate di qua, siete stronzi. 33 minuti, Saranno circa 4 giga di file, ma fanno niente. Schiaccio. Sì, datemi i vostri soldi. Sì, 18 euro, meglio che niente. Comunque la cosa che più sei ricco e più paghi le spese mediche non la capisco, sinceramente. Che senso ha? Se non c'hai soldi o paghi di più. Un poveraccio non li fate pagare, no? Gratis. Che senso ha? No, dimmi che c'è una macchina polizia di qua. Sì, me ne scendo, me ne sto qua. No, non saltare, stai sul muretto. Come quelli del ghetto. Non c'è nessuno. Sono qua sopra, dai, non mi vede nessuno. Adesso io sto qua, sto fermo. Aspetto. Guardo anche l'iPhone, guarda che bello. Io 7, vai. Aspettiamo, non c'è fretta, no? Oddio, quella macchina lì dov'è? Boh, spero non ho detto di me, spero sopra. Porca. No, oh, prendila. Cervello di Berlino. Non commentiamo, che è meglio. Non commentiamo.
non commentiamo. Quindi magari il video finirà qua purtroppo. Magari nel prossimo episodio c'è una macchina potenziata e anche guardabile, un po' più decente. Ne trovo io una, troverò, cioè, che santo dire. La troverò e farò il video. Sì. Però 2000. No, nuovo contatto, Tony, aiuta. Ancora un favore, mamma. Però questa macchina mi piace. Quindi prendo questa macchina e nel prossimo episodio vedrete questa macchina super modificata. Anzi, quanti minuti siamo? 35, facciamo durare il video 40 minuti. Se ne frega, andiamo qua. Magari senza farci ricercare dalla polizia, preferibilmente, perché sai, qua in 5 minuti ci cercano. Siamo famosi. Poi devo dire anche una curiosità. No, vabbè, non posso cambiare armi. Volevo vedere quante munizioni mi rimanevano, almeno andavo a comprarmele. Tanto che se arriviamo a 40 minuti di video non c'è problema. Io ho un mega di upload, rispetto per un mega di upload. Dai, su, acceleriamo un po' di qui, un po' di lì. Perché una macchina... No, aspetta, che macchina? Ok, fa schifo. C'è una macchina che esce da qua sotto. Non posso per modificarla, com'è? Fa pena. Cioè, è bella, ma non è modificata. Dai, su. Perfetto. L'ho fatto in fretta, più o meno 36 minuti di video. Chi se ne frega. Allora, armature, 2 milioni di euro. Freni, ovviamente, quelli super potenti. Motore, il più pattone. Clacson, quello di prima. Pari all'oxeno, ovviamente. Targa, questa qua. Verniciatura, quello principale. Metallici, là. No, voglio fare cromata ancora. Taglia cromata. Colore secondario cromata. Perfetto. Sospensioni, ovviamente di base. Trasmissione ovviamente alla gara, perché noi possiamo. Turbo ovviamente al massimo. Ruote, vediamo un po'. Tipi di ruota. Lusso. Sono le migliori. Queste sono epiche. Ma anche queste, dai. Queste qua sono quelle della Lamborghini. Ok, cioè sembra quella. Rosso, rosso fuoco, rosso granata, perché ci esiste il rosso granata. Bianco neve, no, bianco neve. Accessori ruote, questo è perché è fighissimo, fumo nero. Finestrini, ovviamente un po' oscurati. 25.000 euro di macchina. Eccola qua. La targa non mi piace, però noi ce l'abbiamo. Yeah, ok, ora dobbiamo andare all'armeria. Ho letto bene, diciamo. Ah, deposito di rimozione forzata, non me ne frega nulla. Oh, che giro mi fa fare per andare qua sopra? Tranquilli, la strada più corta la troviamo. Tanto passiamo di qua perché sì. Mamma mia, tutta sta strada per cosa? Possiamo passare qua, qua. Guarda che difficoltà. Tutto questo. Guns for fun, mamma mia, che negozio. Tutti delle palle. No, chiudiamo la portiera. Chiudila, bravo. Se mi frega la macchina, mi ammazza. Ok, esaminiamo le armi. Se posso, posso prendere il minigun. Allora, piccola, non posso prendere nulla. Granata, no, ne ho già un po'. Allora, qui non posso prendere nulla, ovviamente. Minigun, non posso, niente, niente. Prendiamo questo. Dai, prendiamo. Acquistato, non ho ancora fatto niente. E gli mettiamo questo. Tutto. Questo, no, prendiamo questo. Arma pompata. Prendiamo un po' di munizioni. Massimo. Ok, ci sta. Allora, questo. Prendiamo la torcia. Questo. Munizioni, direi di prenderne un po' perché servono sempre, giustamente. Quelli continuano a parlare. Questo. Prendo io prendo i doppi colori. Prendo anche questo, ovviamente. Perfetto. Mi piace. Tutto pieno. Come? Cioè io compro le armi. Oh! Non posso farmi arrestare, altrimenti mi fottono tutto. No, cosa vuoi fare? Quanta gente c'è! Chiudi la porta.
Chiudi la porta! Perché mi seguono tutta sta gente? Cosa ho fatto di male? No, no, no. Ora, ma quanto va sta macchina? Quanto va? Quanto va? Velocità illimitata! Illimitatamente. Dai, scappiamo dalla polizia. Adesso. Guarda quanto va! Guarda quanto va! Guarda quanto va! Io immagino mettere il motore al massimo. Che cosa diventa sta cosa? Cioè, fighissimo. Vabbè, la polizia però me la trovo davanti. E io ovviamente non è che dici. Pono! Cosa fareste se voi siete la polizia? State cercando un tipo, il tipo vi sorpassa da dietro e fa tutto sto casotto. Ci rimarrei un po' di merda, sinceramente. Ma fa nulla, qua stiamo giocando a GTA 5, giusto? Perfetto. Adesso vi dice, stiamo giocando a GTA 5, giusto? No. Stiamo giocando a COD. No. Grazie. Ok, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, saltiamo in autostrada. Che non c'è l'autostrada, ma noi saltiamo così. E la macchina è come nuova. Quindi ragazzi, basta perché sono qua continuo a giocare, siamo già a 41 minuti. Siamo continuati a giocare. No, magari nel prossimo episodio mi farò un po' di soldi e vedo come comprarmi una casa. Cioè la compro insieme a voi, spero. Se mi dimentico, non mi dimentico. Spero di comprarmi una bella casuccia assieme a voi. Vabbè, ma che posso dire? Cosa fa? No, eh? Ragazzi, devo aspettare che passa il treno? Dai, non posso. Che vado a fare questa stronzata? Vai, tutte manovre. Tutta abilità di guida, ragazzi. Va bene, sì. Oh mio Dio, quanto è partito. Da nulla, fatto pum, partito al 200. Dai, su. Facciamo un giro per le gallerie qua. Come nuova. Ok, forse ora sono davvero fottuto. Dai, noi finiamo adesso. Oddio, oddio, oddio. Sento il treno che arriva. E non ragazzi, dai, il video meglio che lo concludo qui, altrimenti io qua continuo a giocare fino a domani mattina. Anche sto a scuola, ma non importa. E quindi nulla ragazzi, spero davvero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito sempre a lasciare un bel mi piace, commentare e farmi sapere tutte le domande che vi ho fatto all'inizio del video, ovviamente. E nulla, quindi commentate, iscrivetevi e ciao ciao.